Queste sono le immagini registrate 2 mesi fa dalle telecamere di sorveglianza di un negozio di abbigliamento di Napoli. Era sabato sera, erano all'incirca le 20:30. Il mio primo movimento è stato quello di abbassarmi e di coprirmi il collo, di mettere il braccio dietro. Avevi pensato? Tutto quello che avevo pensato fosse che loro volessero l'incasso. Io avevo soldi in cassa, avevo uno zaino che aveva un valore. Invece è stata proprio una cosa diretta per l'orologio. Uno di loro diceva: se non mi dai l'orologio io ti uccido, ti sparo. Erano venuti solo ed esclusivamente per quello. È durata veramente, penso, 30-40 secondi la rapina. Non poteva essere una persona di passaggio. Ha detto: ok, questo c'ha l'orologio sul braccio, ce lo dobbiamo prendere. Napoli, la capitale mondiale dei furti di orologi di lusso. Qua i ladri di orologi si chiamano rapina Rolex. E alcuni di loro hanno fatto parecchia strada nell'universo criminale della città. Tu quindi comandavi tutta questa zona, sì, anche qui? Sì, qua sono gli ormeggi. La mia carriera criminale, sì, è nata dagli orologi. Avevo 13 anni quando ho cominciato a rubare orologi. Lui è Gennaro Pansuto, detto Jenny Terremoto. Oggi collaboratore di giustizia, ma un tempo ex reggente del clan di Chiaia e spietato sicario dell'Alleanza di Secondigliano, una delle associazioni camorristiche più feroci degli ultimi 30 anni e pioniere dei furti di orologi fuori città. Primo passo Roma, poi mano a mano prendi Platonanza, siamo andati a Milano, che era una sorta di terra franca, e dove ti giravi all'imbarazzo della scelta. E poi non si sognavano nulla. Ci mettevamo nei treni, arrivavamo là, ci rubavamo un motorino, sesto nel posto, con quel motorino facevamo un giro, mezz'ora lo trovavamo subito l'orologio, rubavamo l'orologio, abbandonavamo il motorino, prendevamo il taxi e ce ne tornavamo nel nostro albergo. Poi, laddove ci siamo migliorati, affittavo dei furgoni ai rent, gli aeroporti, no? Caricavo i motorini dentro, intestati a nomi fittizi, a persone anziane, sai? Andavo là con il furgone, scaricavo il motorino. E da lì? La lavoravamo e poi mi rimettevamo di nuovo i motorini nel furgone e scendevamo con la refurtiva. Molti di questi furti sono commessi da ragazzi. Perché c'è questo fenomeno così in forte crescita? È in forte crescita, te lo spiego subito. A differenza dell'epoca mia, che per guadagnare tantissimi soldi dovevi rubare una ventina di orologi a settimana, oggi basta un orologio che prendi 200.000 euro, 300.000 euro. Vi posso chiedere se voi avete passato, commesso... Io sì. Ho fatto 4 anni e 8 mesi di prigione. Ti posso chiedere perché? Rapina aggravata. Che cosa? Orologio. Sbagliato. Ho pagato cari amare, perché ci ho perso 5 anni della vita di mio figlio. Sono uscito e me ne sono chiuso a faticare. Quanto è possibile che uno, in una realtà di questo tipo, possa cadere nella grande o piccola criminalità che sia? C'è una percentuale altissima, secondo me, con la vita che c'è oggi. Lavoro dalle 8 di mattina fino alle 6:30, 7. Voglio fare proprio che ti hanno fatto sconto. Ti danno 150 euro a settimana. E tu mi devi dire, un ragazzo di 20 anni, cucini 50 euro a settimana, che fa? Oggi c'è un tuo cattavano che ci uno parisca. Allora, un ragazzo magari avere una moneta facile, ha la tentazione, capito? Quando fai questa vita, ci sono solo due strade, o la morte o la galera. Altre vie d'uscita non ci sono. È un po' la sopravvivenza. Un po' tutto la sopravvivenza. Pure la quotidianità. Parliamoci chiaro.
Cioè, tu guardati, basta che ti guardi intorno. Allora, sta la persona magari che si alza le maniche e dici: voglio sopravvivere, voglio vivere nell'onestà, sopravvivere alla mia famiglia, voglio faticare io, fatico mugher, fatico mio figlio, e ti ammannanza. E poi sta una persona che dice: per sopravvivere, già faccio. Quanti anni hai? 19. E come è cominciato? All'inizio si comincia a rubare qualche telefono, a rubare qualche motorino. Poi iniziano i tarandelli con ragazzi di altri quartieri, di altre zone. Qui risse? Risse, sì. La base delle risse sono i coltellati, le pistole, quadri più piccoli, le cazzottiere, lo sfallagente, tutte queste cose qua. Hai commesso anche furti di orologi di lusso? Come? Sia a Napoli che fuori Napoli. E mi spieghi un po' come funziona? Sta due o tre persone, uno te la filata, uno porta il motorino, un altro si mette a rete con la tecnica dello specchietto. C'è tutto lo specchietto, che li caccio lascia fuori e ti piglio l'orologio. C'è ti piglio l'orologio. Quindi hai fatto pure con la pistola? Vabbè, sì. Ma non solo a Napoli. Come funziona le trasferte? La partenza, ti fai la partenza, l'under di una persona che tiene un motorino rubato, una casa che nessuno sa, scendi e va tutto in Stato Unito e vi appicchia a Breno l'orologio, una collana, però non usagli un bel orologio, cioè io soprattutto. Quali sono le zone principali fuori Napoli? Sta Ibiza, sta Barcellona, Monaco, stanno troppi guardi, talvolta puoi, che ne so, c'è Grecia, dipende. Ma lo decidete arbitrariamente, cioè dite: oh, senti. Sì, per superare i bizzi sono state, non so che, festine, agenti, di solito, tu sai. Poi l'Ander, stesse persone lo poste. Talvolta a Barcellona mi c'è appato persone spagnole che ci hanno dato loro in casa, ci hanno dato loro i motorini. È mai capitato che vanno tipo inseguito la polizia? Come, però la polizia spagna è scema, non sai di un coppia marcia a piedi, non si fa controsenso. Non è come a Napoli, a Napoli guardi si deve acciappare a ciappa, però quando vai fuori acciappano un poliziotto spagnolo o mette una pistola in faccia e si caga pure sotto, dirige. Poi va delle persone che si vanno a cattare e su catte, cacciano i soldi e su catte. Quindi torni a Napoli con la refurtiva? Sì. E come fai a fare? No, questo non posso riuscire, come scendiamo. Non posso riuscire, però a volte scende, a volte no, a volte ti viene all'antero, dipende sempre. E una volta che state qua, poi avete dei ricettatori di fiducia, tra virgolette. Sì, ma da volte sono pure gente onesta, eh. E dottore, si vede nell'orologio. L'orologio, l'avvocato, tanti volte pure avvocato, dottori, l'orologio. Non sospettabile. Vuoi raccontare quanti orologi riesci a portare a casa e quanto ci riesci a guadagnare? Allora, dipende sempre da come saggiare, roperite, le persone che ha. Poi saggiamo per 10 di loggi, come saggiamo per 10 di loggi Favaz, per esempio. Proprio un esempio concreto, fai conto. Tu prendi un orologio che vale 100.000 euro. Tu su quello... 30.000 euro. Quindi il 30% del valore... È sempre... La terza parte si chiama, bla. La tua famiglia sa quello che fai? Lo sa, ma magari fatica, fai servizi per 4-5 euro al mese. A mio padre l'hanno arrestata, non l'ho detto. Ti doveva giusto che già fatica 8-10 ore al giorno per 600 euro al mese. Però ti potrei dire che c'è chi lo fa, chi sceglie quella strada. Sono scelte vite. Io rispetto, voglio tenere il pallo come loro a fatica per 600 euro al mese. Quindi sono scelte vite, io scelgo di fare questa vita e faccio il futuro che mi aspetto. A me non mi piace lo stand a maglietti 300, a scappi 500. Sto vestito sempre umile, però io mi faccio accattare a casa, quello è il futuro mio. C'è una futura moglie, i miei figli miei. Non è che io mi vado a rubare perché ho già stand a maglietto, quale sono. Non mi interessa un po'. Però non ci pensi che potresti andare in galera? Ma ora sei mangiato? Non mi danno, come lo fai? 35.000 euro fuori, però tenendo mi faccio 10 anni e faccio come lo fai? E questo è dove stava il murales, vedi? Carattere cubitale stava scritto qua, verità e giustizia. Lui è Vincenzo Russo, padre di Ugo, ammazzato a 15 anni mentre commetteva la sua prima rapina.
Un carabiniere fuori servizio gli ha sparato la notte del 29 febbraio 2020 mentre Ugo tentava di rubargli l'orologio. Vincenzo in questa piazza aveva fatto dipingere il volto di suo figlio, poi cancellato dal comune di Napoli. Era un mondo per i ragazzi. Quando vedevo che facevano qualcosa che sbagliava, ci faceva. Ma non avete capito niente allora? Cioè, non lo vedete a Ugo là? Cioè, questo morale vi deve far paura a voi. Non fare quello che... Non fare l'errore che ha commesso Ugo. Cioè, questo era... Il significato, il significato, il fine di questo classico. Buongiorno. Chi era Ugo? Era speciale. Molto speciale, ma non so perché io sono la mamma, con chi parlava, Ugo era, non lo so, era molto speciale. Stava sempre lì che doveva aiutare qualcuno, a me mi aiutava tanto in casa, eppure era maschio, che io lavoravo, diciamo, andava a prendere il fratellino a scuola, era la figlia femmina che io volevo, però era maschio. Lui all'inizio andava con piacere a scuola, poi si sbalestrò che non voleva andare, non si voleva alzare. Disse allora o vai a scuola o vai a lavorare. Due o tre mesi non andò proprio più a scuola, andò solo a lavorare, facevi barista. Tu ci dicevi, Sara, che lo vedevi un po'. Io lo vedevo strano, era cambiato, avevo avuto un'evoluzione. Scendeva e si ritirava un po' più tardi. E io avevo un pensiero, disse, perché Ugo non era che si ritirava tardi. Io mi sedevo a tavola, aspettavo Ugo, ma che fai? E mamma mi stava un po' impigliando, Ugo no, tu ne hai fatto fatta, mamma, tu ti hai ritirato, che ora ti va. Mi raccontate quella sera? Scendiamo, erano le 8:30, 9 di sera. Passiamo da Babbi e Ugo stava seduto e stavano tagliando i capelli. Passiamo di là e lei, Ugo, lui ci guardò e lei disse, come si bella mamma? Lui ci guardò e si fece rosso, proprio rosso. Lei disse, vai dalla nonna, mangia dalla nonna, che noi ci mangiamo panini. Ci facevamo il giro del lungomare e andavamo verso casa. Il tempo che saliamo, il tempo che ci sfogliamo, ci lavavamo un po' e ci mettiamo a letto, ci chiamano. Sara, la sparata, anche io facevi con chi sempre ci va, ti giuro, guarda. Tutto facevi. Pensavamo. Ma comunque facevi mamma, ma sei sicuro che io mi sappi ci con nessuno? No, ti giuro, guarda, perché non ti puoi pensare, comunque. Siamo usciti, siamo andati all'ospedale e qua, è di fronte. Quando siamo arrivati noi già c'era un po' di amici perché già si era spazzata la voce. Siamo arrivati là e io volevo capire, ma nessuno mi diceva niente. Poi sentiva uno l'hanno sparato in petto, c'è un biet, com'è un biet? Quando ricetta hanno sparato in capo, ricetta è che è morto, come si sa? Allora non ci avevo. Ma secondo voi era una questione di amicizie sbagliate, di mancanza di alternative, di mancanza di soldi, cioè voi con che spiegazione vi siete? La mia spiegazione è questa, essendo 24 su 24 magari stai nel quartiere buttato, stai a noia, allora magari vedi chi fa determinate cose, può avere un motorino più bello, può avere da vestire di marche, ma che poi l'apparenza non è niente. Il male c'è, non è che non c'è, è inutile che ci nascondiamo, il male c'è. Lo stesso male si è portato via il giovane musicista Giovan Battista Cutolo, assassinato all'alba del 31 agosto da un 17enne appartenente a una baby gang. Sto l'amore mio. Mio tesoro. Giovan Battista era un ragazzo
grato alla vita. Era una persona che era sempre felice in qualsiasi circostanza. La notte del 31 di agosto, lui era andato a lavorare, aveva festeggiato un compleanno di un amico e quindi a chiudere questo compleanno erano andati a farsi questo panino a Piazza Municipio. Erano le 4 di mattina e inizia una rissa di questi ragazzi dei quartieri spagnoli. Mio figlio non aveva preso parte alla rissa, però a un certo punto si alza per proteggere un amico. L'assassino gli punta la pistola e spara 3 colpi. Il presunto assassino di mio figlio bazzicava ovviamente la strada del malaffare, rapinava Rolex, faceva truffe alle vecchiette, aveva già un tentato omicidio. Per loro delinquere, essere criminali, fare del male agli altri è come respirare. C'è un'emergenza, ecco.